Un tir messo di traverso a bloccare le corsie per fermare e rapinare un furgone portavalori. Autostrada Milano-Torino questa mattina intorno alle 6.30 vicino al ponte sul fiume Ticino, provincia di Novara, sul confine tra Lombardia e Piemonte. L'autista del portavalori diretto a Torino al suo arrivo ha trovato un mezzo pesante di traverso a sbarrargli la strada, ma con prontezza di riflessi è riuscito a evitare il blocco, a lanciare l'allarme e fuggire. Il tentativo di assalto al portavalori ha bloccato l'autostrada, dove si sono formate lunghe code. Sul posto polizia stradale e squadra mobile stanno ultimando i rilievi in cerca di indizi per risalire alla banda. Solo ritardi e disagi per gli automobilisti sulla Milano-Torino, dove il colpo è fallito. Spari, auto in fiamme e attimi di terrore invece in Ogliastra, provincia di Nuoro, dove nelle stesse ore un'altra banda ha dato l'assalto a un furgone portavalori, bloccando la statale 125, da cui si è alzata una densa colonna di fumo nero. Nell'assalto in Sardegna i malviventi per coprirsi la fuga hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto stanno operando i carabinieri e i soccorritori del 118. Al momento non si registrano feriti.